La prima pagina della Gazzetta dello Sport, il diavolo è vivo. Il Milan batte 3 colpi, gol e assist per Jovic. Europeo, è dura ma siamo l'Italia. Napoli-Inter, chiamate scudetto. Juve, rinforzi e primato con i soldi di Solé e Ailing. Così apre il Corriere dello Sport, tutto il bello che c'è. Napoli-Inter, notte scudetto, Osi e Lautaro a caccia della Juve. Italia, doppia trappola. La Lazio risale, Ranieri accusa. Jovic e Pulisic, risveglio Milan. Roma, i fulmini di Mu. L'apertura di Tutto Sport, Rabiot Bobbo per sempre. Il francese è sempre più nel cuore dei tifosi della Juve. Spagna, Croazia, Albania, Italia, è tosta. Jovic toglie le ansie al diavolo. Un peccato sprecare Radonjić, si cambia. Fanta Jannik, l'apoteosi. Serie A, Milan Frosinone 3-1, Jovic si sblocca, segnano anche Pulisic e Tomori. Seconda vittoria consecutiva in Serie A per il Milan, che batte 3-1 il Frosinone a San Siro. I rossoneri passano in vantaggio a ridosso dell'intervallo con il primo gol di Jovic, 43, poi nella ripresa Pulisic, 50, e Tomori, 74, blindano la vittoria, inutile la punizione all'82 dell'ex Brescianini. La formazione di Pioli sale così a 29 punti e si porta momentaneamente a meno 4 dalla Juventus prima, mentre il Frosinone resta fermo a quota 18. Pedro segna, Provedel salva, la Lazio risorge in campionato. Cagliari KO in 10. Nella 14ª giornata di Serie A, la Lazio batte 1-0 il Cagliari e si avvicina all'Europa. All'Olimpico, Pedro sblocca la sfida dopo soli 8 minuti, poi al 27 Makumbu lascia i sardi in 10 rimediando l'espulsione per una trattenuta a Guendouzi. A blindare la vittoria della formazione di Sarri è poi Provedel, strepitoso con una parata nel finale su Pavoletti. Ranieri scivola al terz'ultimo posto restando a 10 punti. Con Gavi KO, il Barcellona anticipa l'arrivo di Vitor Roque, il paranaense lo annuncia sui social. Il Barcellona avrà presto il sostituto di Gavi, il cui campionato è già da considerarsi finito a causa di un gravissimo infortunio rimediato in nazionale. Si tratta di Vitor Roque, 19 anni, acquistato la scorsa estate dall'Atletico Paranaense. Sarebbe dovuto arrivare la stagione prossima, invece i Blaugrana si trovano costretti ad anticiparne lo sbarco in Europa. Chi al posto di Grosso? DS Lione, Sampaoli, Tudor, Genesio e Steel sono 4 grandi allenatori. David Frio, direttore sportivo dell'Olympique Lione, dopo la sconfitta contro il Lens ha rilasciato alcune dichiarazioni circa il successore di Fabio Grosso, oggi in panchina c'era Pierre Sage, sostituto ad interim. Sto studiando la situazione. Sampaoli, Tudor, Genesio e Steel. Si tratta di 4 grandi nomi e 4 grandi allenatori, ma vedremo. Marsiglia, Correa risponde a Berghuis dopo l'infortunio. Hai la faccia tosta di parlare. Non si placano le polemiche dopo la sfida di Europa League tra il Marsiglia e l'Ajax, finita per 4-3 a favore dei francesi, e decisa anche da un cartellino rosso mostrato dall'arbitro Sozza a Steven Berghuis, dopo un intervento molto duro ai danni di Joaquín Correa. Nel post-gara Berghuis aveva ironizzato per l'espulsione ricevuta, forse l'arbitro tifava Gattuso, NDR, e a distanza di qualche giorno lo stesso Correa ha voluto rispondere all'olandese. Non ti conosco, però hai avuto la faccia tosta di parlare dopo la partita e dire che il fallo non era niente di che, invece di chiedere scusa e preoccuparti di come stessi.
Duello in Premier League per Guirassy, United e Newcastle sull'attaccante dello Stoccarda. Duello in Premier League per Seru Guirassy. L'inizio di stagione da parte dell'attaccante dello Stoccarda è stato davvero devastante. Nelle 11 partite giocate in stagione fra campionato e Coppa Nazionale, il giocatore ha messo a segno ben 16 reti, realizzando anche 2 assist, dimostrando il proprio valore all'interno dell'area di rigore avversaria. Le prestazioni ovviamente hanno portato tante attenzioni su di sé da parte dei top club europei. Jerome Boateng sul suo futuro, Italia, Spagna, sono aperto a tutte le destinazioni. Il difensore svincolato ed ex Bayern Jerome Boateng ha parlato ai microfoni di Kicker del suo futuro: mi alleno con la squadra U23 del Bayern Monaco e recentemente anche con la prima squadra. Lavoro con il mio allenatore privato per questo scopo. Sono in ottima forma fisica, altrimenti non avrei potuto impressionare in allenamento con il Bayern, come ha confermato Thomas Tuchel. In futuro, quando le cose con il Bayern non andranno bene, mi vedo all'estero, preferibilmente a partire dalla seconda metà della stagione. Man United, quanti milioni in fumo in caso di eliminazione dalla Champions, l'analisi. Uno scenario certamente non impossibile ma molto difficile. Scontato dire, riporta l'edizione odierna del The Athletic, come un'eliminazione precoce dalla Champions possa pesare sulle casse societarie e soprattutto in ottica FFP. Gli inglesi infatti per ora hanno incassato solo 3,73 milioni di sterline dalle prime 5 gare della fase a gironi, lasciandone così 48,2, questo solo in caso di raggiungimento della finale. Le uscite in casa United sono tante, 150 milioni di sterline, e l'Europa non riuscirebbe a sanarle tutte. Real Madrid, Ancelotti, deciderà Kroos se continuare o meno. E sul mercato invernale. Nel corso della conferenza stampa che si è svolta ieri, il tecnico del Real Madrid Carlo Ancelotti si è soffermato anche sul mercato di gennaio. Un attaccante nel mercato invernale? L'approccio che ha adottato il club è fantastico e i risultati lo stanno dimostrando. Kroos, la decisione di Kroos se continuare o meno sarà presa da lui. Qui è molto amato e lo sa. Prosegue con la continuità nel solito gioco, si trova molto bene con tutti i compagni. Wirtz via dal Bayern, il padre agente. Il mio istinto mi dice che resterà, deve crescere ancora. Il talento di Florian Wirtz continua a impressionare e il classe 2003 non dovrebbe restare a lungo a Leverkusen. Il trequartista tedesco, tornato a pieno regime in questa stagione dopo il grave infortunio che aveva condizionato quella precedente, è nel mirino di tutti i grandi club di Europa, ma il Bayern non sembra rassegnato a perderlo subito.